Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dall'odore, dal sapore di scrittura creativa. Oggi proveremo a parlare di sinossi. Breve disclaimer. Dunque, sinceramente io non sapevo se sarebbe stato utile fare un podcast sulla sinossi. Ci sono tanti ottimi podcast in YouTube fatti da persone molto più competenti di me su cosa sia e come si debba fare una sinossi, un racconto con un libro. Poi, insomma, ecco, ho deciso che un esercizio di scrittura creativa sulla sinossi, ossia un riassunto di un racconto, forse era utile farlo, perché dopo tutto sarebbe stato un esercizio utile anche per me. Ascoltiamo insieme il breve racconto The Ultimate Melody di A.C. Clarke, World of If, del febbraio del 1957, che io ho tradotto nel podcast come La melodia delle melodie di Arthur C. Clarke. Link al file in PDF, se volete, lo trovate in descrizione. Se invece di ascoltare il podcast preferiste leggere il racconto. Ciao, benvenuti a tutti alla serie di audiobook a puntate di fantascienza dedicate ad If Worlds of Science Fiction. Questa lunga serie di episodi troverete degli audiobook a puntate di racconti di fantascienza di autori blasonati come Dick Clark Windham. I racconti provengono da If Worlds of Science Fiction, li ho tradotti io dall'inglese. Li potete trovare sia a puntate sul mio blog di fantascienza quanto in audiobook nella playlist di fantascienza indicata in descrizione di questo file. C'è inoltre disponibile al termine delle puntate di ogni racconto un PDF in Creative Commons che potete scaricare e leggere gratuitamente. Saluto a tutti e buon ascolto e buona lettura. Ciao! Arthur C. Clarke, Ultimate Melody, If Worlds of Science Fiction, del febbraio 1957. Charlie, Harry Purvis iniziò a fischiettare tranquillamente. Questa roba che stai fischiettando mi sta rincretinendo. L'ho sentita migliaia di volte alla radio in quest'ultima settimana. John Christopher tirò in su con il naso e commentò: è meglio restare sintonizzati sul terzo canale per restarne immuni. Harry smise di fischiettare per un attimo e disse: a molti di noi non frega niente delle diete musicali a base di madrigali elisabettiane, ed è per questo che ascoltiamo ben altro. Però John, non hai mai pensato che in questi testi ci sia qualcosa di più trascendentale e profondo in queste melodie? Che cosa vuoi dire? Disse Christopher. Voglio dire, nessuno sa nulla di questi jingle e ritornelli che fischiettiamo. Escono fuori dal nulla, sono massimamente proposti dai mass media. Tutti li fischiettano perché ne ricordano la melodia, che è gradevole. Poi all'improvviso questi ritornelli spariscono nel niente, dall'oggi al domani, proprio così come sono comparsi, disse Harry. Sì, io ho capito quello che vuoi dire, esordì Art Vincent, che entrò nella conversazione. Ci sono melodie che le puoi ascoltare, ti piacciono, ma te ne puoi staccare quando e come vuoi, dimenticandole. Altre invece ti rimangono appiccicate alla testa e da cui non te ne puoi liberare nemmeno anche volendo. Precisamente, prima di questa mi è rimasta incollata in testa la melodia di Sibelius. Da di da di da di da di da. La fischiettavano tutti, io incluso, non mi riuscivo di togliermela dalla testa, disse Harry. Harry fece una pausa nel discorso, aspettando che anche gli altri della squadra terminassero i propri commenti, che erano contemporanei a quello che Harry voleva dire. Se ci pensate, ci sono delle melodie che sono banali, altre sono un ritornello gradevole di un bel pezzo musicale, ma tutte hanno una cosa in comune. Dai, vai avanti, Harry, siamo i tutto orecchici e pendiamo dalle tue labbra, disse Charlie.
mentre il resto della squadra dei tecnici di laboratorio del Dipartimento di Ricerca Applicata di Fisica si prendevano una meritata pausa. Il team aprì qualche birra fresca, scartò vari panini, era la pausa pasto, in mezzo ad una marea di fili elettrici, armadi di derivazione, relè e dispositivi elettrici di ogni genere, che erano sparsi nella sala dove il team di lavoro era impiegato. No, volevo dire che anche la scienza si occupa di musica. La musica classica ha un'attinenza con i propri ritmi e le melodie, con la logica matematica, ma la maggioranza della gente ascolta musica solo perché gli piace ascoltare un particolare serie di suoni che sono accostati gli uni agli altri con un certo ritmo, disse Harry. Sì, ho capito quello che vuoi dire, dipende tutto dal cervello e da come il cervello umano di ogni persona accoglie ed interpreta una particolare serie di suoni più o meno ritmati, disse Christopher. Bravo, continuò Harry, che aggiunse, il cervello è una macchina biochimica che produce corrente elettrica, i suoi impulsi elettrici possono essere captati da elettrodi, ciascuno ha un proprio encefalogramma, dipende dalla propria attività cerebrale. Quando il cervello ascolta musica cambia sempre il proprio ritmo cerebrale, è un po' come se un cervello normale diventasse iperattivo, una mente superiore. È la teoria di Gilbert Lister, studiò al computer tante melodie classiche e popolari, analizzò il ritmo, il volume e i tipi di suoni e le melodie che rimanevano più in mente, avevano molto in comune che a parere di Lister queste melodie erano correlate con i ritmi cerebrali delle persone. È la vecchia teoria platonica per cui le note e le melodie che ascoltiamo sono solo la copia dall'idea perfetta ed immutabile delle note e delle melodie, disse John Christopher. No, Gilbert Lister aveva messo al lavoro il suo complicato dispositivo, un accesso per numerose ore di calcolo ad un supercomputer, poi aveva analizzatori di spettro, oscillatori. Dopo molte ore di calcolo parallelo con un software di sua invenzione, parve a Gilbert che la sua creazione hardware software, che aveva chiamato Ludwig, avesse finalmente cavato fuori la melodia finale, la melodia delle melodie. Il sistema Ludwig aveva cercato all'interno di tutte le melodie che erano state costruite sino ad oggi dai musicisti, i quali non avevano le idee troppo chiare a parere di Gilbert su quello che i musicisti stavano da sempre facendo, disse Harry. I tecnici erano seduti a sorseggiare birra e mangiare panini, ascoltavano in silenzio il collega che continuò dicendo: ho l'opportunità di provarvi che il lavoro di Gilbert Lister andò a segno, tanto che era finalmente stata trovata la melodia delle melodie, l'ultima melodia. Questa maledetta cosa avrebbe potuto mettere KO, radar, computer, esseri umani, qualsiasi cosa. Io come tecnico all'epoca lavoravo nel laboratorio di Gilbert Lister, facevo manutenzione ai sistemi assieme ad un altro tecnico sul sistema Ludwig. Io fui testimone oculare della storia di Gilbert Lister e dell'ultima melodia, disse Harry. Gli altri tecnici erano silenziosi, sorseggiavano birra, mangiavano avidamente i propri panini. Poi, tra qualche roboante rutto, disse: vai avanti, Harry, finisci la tua storia, vogliamo sapere come va a finire. Ludwig aveva terminato i propri cicli macchina, il tecnico assistente era andato in pausa pasto, io invece ero banalmente in ferie. C'era rimasto in laboratorio solo Gilbert Lister, il quale entrò in sala di emissioni per fissare qualcosa, ma non si era accorto che la melodia era già stata avviata da Ludwig ed era in modalità looping, ossia che si ripeteva all'infinito. Quando tornò il tecnico di laboratorio a fine pausa pasto, trovò Gilbert Lister riverso a terra in sala emissioni. Lister era incosciente e non ci fu verso di rianimarlo, nemmeno all'ospedale. L'uomo era stato spento, ma sporadicamente barbettava sottovoce solo poche frasi senza senso. Il reparto di contabilità e finanziamenti, quando seppe dell'incidente, ebbe a chiudere subito il progetto di Gilbert Lister. Io, quando tornai dalle ferie, scoprì che fui destinato ad altro incarico, perché quel progetto di ricerca era stato chiuso. Passai qualche tempo dopo dall'ala di laboratorio, che era stata chiusa, e trovai i pezzi dell'apparato Ludwig, che era stato smembrato. Era un rottame di componenti smembrati e gettati in modo caotico a terra per la stanza del laboratorio. Harry, disse John Christopher, ci manca un pezzo della storia. Ci hai detto che l'apparato Ludwig era in modalità loop. Cioè,
ripeteva continuamente la melodia, aveva bruciato la testa di Gilbert Lister per un incidente di laboratorio che era andato in sala missioni. Ci hai anche detto che te eri in ferie, e fu l'altro tecnico di laboratorio che, tornando alla pausa pasto, trovò Gilbert riverso a terra, dentro la sala esperimenti. Che fine ha fatto l'altro tecnico di laboratorio, che entrò anche lui, evidentemente, nella sala esperimenti? Ed anche lui, il tecnico, fu esposto alla melodia, che era ancora in looping in sala missioni. Beh, ecco, l'altro tecnico di laboratorio era un eccellente tecnico di laboratorio. Ma a dire il vero, non fu mai molto di aiuto a Gilbert Lister, perché l'altro tecnico era diafonico, ossia sordo. Per lui l'ultima melodia non era molto diversa da un paio di gatti miagolanti di notte in un giardino. Ok, adesso proviamo a fare insieme la sinossi del racconto. Ambientazione. Da qualche parte negli USA, presso i fantomatici laboratori di ricerca di fisica applicata. Personaggi. Harry Purvis, coprotagonista, tecnico di manutenzione. Gilbert Lister, scienziato, che lavorava presso i laboratori di ricerca di fisica applicata. Ludwig è il soprannome dell'hardware che era stato inventato dallo scienziato Lister. Sinossi. Il tecnico Harry Purvis e vari altri colleghi mangiano panini e bevono una birra, riposandosi in pausa pasto, svolta direttamente sul luogo dove stanno lavorando. Le amichevoli conversazioni tra tecnici iniziano sulle melodie mnemoniche spacciate da radio e TV, che sono facili da fischiettare e rimangono facilmente in mente. Sulla pervasività di queste melodie, il tecnico Harry Purvis racconta la storia di un incidente accaduto qualche tempo prima presso gli stessi laboratori di ricerca di fisica applicata, di cui lui è stato indirettamente un testimone. Gilbert Lister era uno scienziato che lavorava presso i laboratori di fisica applicata, convinto di poter estrarre dalle melodie musicali una melodia suonata su una certa frequenza che avesse potuto giammare trasmissioni radio, disabilitare hardware e danneggiare perfino gli uomini. Lo scienziato elaborò un programma software dotato di un'intelligenza artificiale che, sfruttando la disponibilità di varie ore di tempo macchina del cervellone elettronico, collegato ad analizzatori di spettro e di frequenza, il complesso hardware, denominato amichevolmente dallo scienziato Lister Ludwig, ebbe a campionare tutte le melodie e tutti i rumori noti. Alla fine, in output, ebbe a generare una melodia che avrebbe dovuto essere capace di disabilitare cose e persone, la cosiddetta ipotetica melodia delle melodie. Harry Purvis prese delle ferie, distaccandosi di qualche giorno dal laboratorio di Lister, presso cui collaborava al progetto. Rimase però un collega tecnico di manutenzione a supportare lo scienziato Lister. Accadde poi un incidente di laboratorio. Lo scienziato Lister entrò nella sala sonora per prendere delle misurazioni, non accorgendosi però che l'apparato Ludwig iniziava a proiettare la melodia delle melodie. Lo scienziato ebbe a subire un grave danno, rischiando la vita, fino in uno stato vegetativo privo di parole e volontà. Ebbe a sopravvivere solo perché, al termine della pausa pasto, l'altro tecnico di laboratorio, rientrando al proprio posto di lavoro, entrò nella sala sonora, traendo in salvo lo scienziato Gilbert Lister. Il tecnico di laboratorio non ebbe a subire danni perché era sordo e la presunta melodia delle melodie era a malapena una banale serie di rumori in alta frequenza dentro lo spettro udibile, che non ebbero a danneggiare il tecnico di laboratorio, che era quasi interamente sordo e quindi immune alla presunta invenzione di Lister. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.